Benvenuti dunque a questa edizione di Contatto Domenicale. In questo fine settimana molto drammatico, la cronaca ci racconta di numerosi episodi di violenza in diverse città. Roma è un po' su tutte le prime pagine dei vari giornali, anche internazionali, proprio per gli scontri violenti che ci sono stati tra Black Bloc. Qualcuno dice indignados, qualcuno parla di infiltrati, insomma, si contano numerosi feriti. Pare che anche un agente sia ferito abbastanza seriamente. Fatto sta che ovviamente l'argomento è su tutte le prime pagine. Io mi limito soltanto a guardarne una, che è quella di Repubblica, che parla di guerriglia Black Bloc, brucia blindato. Ci sono molti video, cariche in piazza, migliaia in fuga. Dunque, tutti questi ragazzi che sono venuti un po' da tutta Italia con l'intenzione di fare una manifestazione pacifica, anche per chiedere alla politica più attenzione, in quanto si sentono un pochino tagliati fuori da questo futuro, non riescono ad inserirsi, diciamo così, nella società. Spesso i titoli di studio non servono per poi avere accesso al mondo del lavoro, ma soprattutto il problema è quindi economico, proprio perché di economia purtroppo bisogna parlare. Io vi propongo soltanto velocemente alcune immagini, secondo me impressionanti, di Roma dove si assiste ad un saccheggio di massa. Guardate. Ecco, vedete laggiù quella vetrina sfondata? Dovrebbe essere un negozio. Pare di vedere scritto Elite perché l'inquadratura è un po' lontana. E queste sono alcune immagini di Roma, una Roma secondo me inedita in questi ultimi anni, perché di manifestazioni ne abbiamo viste davvero tante, però di questa portata e di questo tenore credo che sarà dura, insomma, superarle o comunque avere delle repliche. Speriamo che, insomma, non ce ne siano. Ovviamente adesso ci saranno i commenti, ci sarà chi dirà di tutto e di più del comportamento. A mio avviso, i Black Bloc, per quanto infiltrati potevano essere, non potevano essere, o erano tutti Black Bloc che hanno messo a ferro e fuoco a Roma, oppure evidentemente la tensione, il numero stesso di giovani che hanno partecipato ha portato a questo tipo di clima. E dunque, valutazioni che non voglio fare io, mi fido semplicemente delle immagini. Fatto sta che siamo ormai all'inizio, domani sarà lunedì, all'inizio di una nuova settimana di politica, intanto incerta in Italia, perché come sapete comunque noi veniamo da un fine settimana in cui il governo Berlusconi ha riscosso la fiducia per un solo voto. Dunque non si sa adesso i mercati come prenderanno questa notizia, benché venerdì sembra che abbiano avuto una timida ripresa proprio in virtù del fatto che Berlusconi è retto, almeno questo dicono, però è anche vero che nelle ultime settimane le borse sono scese man mano che Berlusconi parlava. Comunque di economia bisogna parlare e lo facciamo certamente anche con chi ne sa più di me e con chi certamente ha qualche titolo in più, nel senso che si occupa anche di questo tipo di argomento e ha all'attivo anche alcune pubblicazioni. Una di queste ha per titolo Il contagio, che vedete in questa immagine, ed è un libro edito da Rizzoli, la cui autrice è Loretta Napoleoni, che è una economista esperta anche di terrorismo e che abbiamo con noi in questa edizione di Contatto e che saluto. Buonasera, anzi buona domenica, dottoressa Napoleoni, benvenuta. Ecco, Grazie, buona domenica anche a lei. io la sento bene, so che lei si trova a Los Angeles in questo momento, vive a Londra da Sì. diversi anni, è autrice di questo libro, Il contagio, in cui praticamente parla sostanzialmente di una crisi che rivoluzionerà le nostre democrazie. Cosa intende? Ma dunque io intendo una crisi economica che porterà ad una sollevazione popolare, infatti abbiamo visto quello che è successo nel mondo sabato, in protesta, in reazione, come una reazione direi quasi virale, infatti io parlo di contagio, nei confronti di un andamento economico disastroso causato dal fatto che purtroppo i politici non perseguono più gli interessi della la maggioranza della popolazione, quindi dell'elettorato, ma invece perseguono gli interessi di queste elite oligarchiche
che finanziano le campagne elettorali e che controllano in un certo senso questo mondo globalizzato. Questo è un fenomeno che si è verificato negli ultimi 20 anni ed è decisamente un fenomeno legato al processo di globalizzazione. Dunque, gli Ingeniados che sono scesi a Roma e anche in altre città, lei peraltro aveva anche ricordato in altre interviste le piazze, quelle del Maghreb, della Tunisia, dell'Egitto e anche della Libia. Dunque, hanno a che vedere secondo lei con la situazione economica? Quindi, gli Indignados sono tali perché si sentono, sono giovani, vogliono, pensano al futuro, ma perché non hanno speranze economiche? Sì, cioè quello, diciamo, ciò che ha messo in moto questa rivolta anche nel Nord Africa sono le condizioni economiche e soprattutto la mancanza di futuro per questi ragazzi. Cioè, questi ragazzi fanno parte di un sistema di produzione che non riesce ad assorbirli, che non può assorbirli perché è delocalizzato tutto da un'altra parte del mondo, in particolare parliamo dell'Asia e dei mercati emergenti. E quindi questi ragazzi esistono solo come consumatori. Al sistema sta bene se comprano il telefonino ogni anno e cambiano il modello, se comprano le scarpe di Adidas ogni 3 mesi perché vogliono essere sempre alla moda. Al sistema non fa invece comodo che questi ragazzi decidano di scendere in piazza e di riprendersi una democrazia che gli è stata sottratta dalle generazioni precedenti che hanno sostenuto un modello economico neoliberista che chiaramente è un modello che strangola le generazioni future. Ecco, a suo avviso, in che senso questa crisi economica le rivoluzionerà le democrazie? Cioè, dovremmo rivedere un po' il concetto di Stato, cioè le sovranità, visto che mi sembra di capire che la politica non riesce a stare al passo e l'economia reagisce molto impulsivamente a quello che dicono i politici. Che sensazione ha lei, secondo, appunto, secondo lei? Cioè, gli Stati, la sovranità, rimarrà tale oppure, si sfalderanno? No, io penso che la sovranità nazionale rimarrà tale. Io parlo di nuove democrazie, quindi di rinnovamento democratico in relazione al controllo che diciamo, la base e quindi l'elettorato deve esercitare nei confronti dei politici. Cioè, una situazione tipo quella italiana, per esempio, dove da 20 anni noi abbiamo lo stesso individuo che gestisce il paese. E lo gestisce in un modo veramente disgustoso, ecco questo, e attraverso un sistema democratico, quindi cioè noi regolarmente andiamo a votare, qui in Italia non si può parlare di una dittatura, come per esempio se ne poteva parlare nel caso di Mubarak. Anche lì c'erano delle elezioni, però queste elezioni erano chiaramente truccate. In Italia non si può dire la stessa cosa, nel senso il consenso si costruisce anche attraverso una propaganda mediatica e qui devo dire il nostro premier è stato bravissimo, che presenta all'individuo un mondo diverso da quello che in realtà esiste. Ecco, questo tipo di manipolazione deve cessare e per poter cessare c'è bisogno di un controllo da parte della base. Quindi quello che questi ragazzi stanno facendo oggi nel mondo e praticamente fanno dall'inizio dell'anno, iniziando appunto dal Nord Africa, è proprio questo, di esercitare un controllo nei confronti della classe politica. Questo controllo ci dice che non vogliamo più questa classe politica, ma tutta, quindi abbiamo bisogno di un rinnovamento totale, cioè Sì, non è che abbiamo bisogno di un cambiamento da un partito all'altro, capisci? Ci certo. vuole un cambiamento totale. Lei peraltro viene da un'esperienza in cui sembrava che dovesse contrastare la ex candidata Polverini in Lazio per il PD, poi non so più come sia finita quella proposta che le fecero tempo fa. Per esempio, quella proposta che mi fecero, cioè io essendo una esterna, sicuramente io non è che voglio entrare in politica per carità, però in una situazione in cui mi è stato chiesto di aiutare il paese, sicuramente ho detto di sì. Tra l'altro chi me l'ha chiesto veniva da Facebook, quindi Sì, proprio non avevamo infatti. nulla. Ecco, allora lì io sono stata completamente spiazzata, nel senso, quando poi il PD ha deciso di fare delle consultazioni per decidere se fare o meno le primarie, che era praticamente il motivo per il quale io avevo messo avanti la mia candidatura per spingere il partito a fare le primarie. Né io né Nicolini né altri che si erano presentati indipendentemente proprio per le primarie siamo stati contattati. Poi si è deciso Quindi voi, lei ha di. dato la disponibilità, poi invece non ha più avuto seguito questa No. ipotesi, insomma. Ecco. E io No, però, perché sì, no, era una piccola parentesi che
era interessante No, sapere. Però volevo capire, l'euro, la moneta unica, secondo lei finirà e per tornare a un'economia, diciamo così, accettabile, bisognerà ritornare alle singole monete. È vero che sostiene questa tesi? dunque io non è che dico che l'euro non ci sarà più, l'euro così come lo conosciamo oggi non ci sarà più, nel senso alcuni paesi dovranno uscire dall'euro, la Grecia sicuramente, L'Italia? ed anche noi, ma sì, anche noi, cioè se vogliamo riprenderci, per forza dobbiamo uscire dall'euro, non Per c'è cui la lira, alternativa. torneremo alla lira. Sì, insomma, possiamo tornare a qualsiasi cosa, ecco, cioè non è la lira, cioè poi si deciderà il nome della moneta, però la cosa importante è che noi non siamo competitivi all'interno di questa moneta, non abbiamo competitività, quindi non ci riprenderemo mai, è un paese che non cresce da 10 anni, cioè da quando è entrato nell'euro, quindi noi dobbiamo fare dei grossi cambiamenti economici per poi poter rientrare nell'euro sicuramente in futuro, però al momento questa situazione. Questo però non significa che l'euro non sopravviverà, anzi, io sono convinta che rimarrà un euro forte e quindi sarà un euro dei paesi ricchi, quindi Germania, Olanda, cioè i paesi del nord Europa, molto probabilmente lo manterranno. Ecco, dunque, la crisi economica rivoluzionerà le nostre democrazie, in meglio o in peggio, secondo lei? Beh, secondo me è meglio, perché insomma, peggio di così non lo so. Cioè, la dittatura fascista, nel Ma lei senso. dice che in questo passaggio, cioè, potrebbero esserci delle guerre, inteso anche civili, perché vede che quello che succede a Roma non è altro che una guerra, mi sembra di capire. No. No, io non credo, no, io non credo, guardi, io penso che gli scontri a Roma sicuramente sono stati una cosa molto seria, però ecco, io non parlerei di guerra civile, non credo che questo governo voglia mantenere il potere al costo di una guerra civile. Io invece sono convinta che molti di questi, nel momento in cui il sistema crollerà, perché il sistema crollerà è inevitabile, o il sistema verrà radicalmente riformato, prenderanno i loro aerei personali e se ne andranno dal paese. Cioè, E andranno. e a Los Angeles come si vive? Come si sta? Cioè, l'economia, la crisi si sente? Ah, guardi, a Los Angeles la crisi si sente in tutti quanti gli Stati Uniti. Los Angeles è una città dove forse si sente di meno, perché ha una serie di industrie. La California, come lei ben sa, sta in una crisi tremenda, nel senso è quasi in bancarotta, però diciamo Los Angeles è una città dove non c'è solamente il cinema, ma ci sono molte altre industrie. E che si dice In più, dell'Italia? ma dell'Italia che si dice, cioè dell'Italia, io penso che quello che è successo ieri in Italia in un certo senso ha riscattato un po' il paese, perché il fatto di vedere tutta questa gente in piazza, adesso a prescindere dagli scontri, ma tutta questa gente in piazza che manifestava pacificamente, è stato un segno positivo in un paese che viene rappresentato da un governo e da un individuo di cui ridono tutti, guardi, insomma, un po' l'Italia sembra agli americani e all'estero la Repubblica delle Banane. Certo, immagino. E comunque, guardi, ormai siamo purtroppo in chiusura, volevo, prima di salutarla, sapere dunque per quale motivo leggere Il Contagio. Cioè, devo dire, il titolo è un pochino preoccupante, poi magari, voglio dire, magari il libro è un po' più, solleva un po' di più, non lo so, lo chiedo a lei. Ma guardi, il libro non è un libro che di letture divertenti, è un libro che racconta come siamo arrivati qua, quindi è istruttivo da questo punto di vista, perché secondo me per ribellarsi, per cambiare, per protestare bisogna sapere anche quali sono i motivi per i quali siamo scivolati in questa situazione. Ma gli Quindi, italiani hanno voglia, secondo lei, di ribellarsi o no? Ma certo, ma io sono convinta che gli italiani non sono assolutamente contenti con quello che sta succedendo nella loro vita, sono più poveri, hanno meno speranze, vedono i propri figli non avere un lavoro, ma certo, solo che gli italiani purtroppo spesso hanno bisogno di una piccola spinta, perché essenzialmente l'italiano è un individuo pacifico, giustamente, cioè è un cittadino che delega, che si fida anche, no? Di chi lo rappresenta, quindi mentre lo spagnolo diciamo è più sanguigno e quindi si fida di meno, l'italiano secondo me È più credulone.
Sì, che è una Ok. cosa bella, non è una cosa Certo. brutta, per carità. Però qui bisogna Chiaro. scendere in piazza, bisogna agire, bisogna Certo. riprendersi quello che è nostro, perché se no tra poco non avremo più nulla. Grazie Loretta Napoleoni e buona permanenza a Los Angeles, immagino che sia lì per lavoro. Sì, sono qui per Ok. loro e domani vado in Australia. Grazie. Benissimo, allora buon viaggio dalla nostra povera Italietta, eh? Buona permanenza, grazie. Dunque Loretta Grazie. Napoleoni, si chiude qui dunque questa edizione allora di Contatto, ricordo il libro, Il Contagio, edito da Rizzoli, per chi volesse saperne anche di più c'è pure un sito internet all'indirizzo lorettanapoleoni.net, per quanto mi riguarda è tutto, vi auguro ancora un buon fine settimana per quel che rimane di questa domenica e noi ci risentiremo domani che sarà appunto lunedì, grazie, a presto.